avanti con un pozzo acqua a 50 metri, ma nella zona si trova acqua a 6, 12, 25 metri. Vale la pena installare una pompa di calore acqua-acqua? Beh, allora, i 50 metri sono un limite, a mio avviso, morale, no? Si possono, noi abbiamo impianti che prelevano acqua anche a 100 metri, in quei casi bisogna fare bene i conti per capire se il consumo della pompa che pesca l'acqua da sotto non sia maggiore del consumo della pompa di calore per riscaldare casa. Allora, se hai un pozzo a 50 metri va più che bene, se poi sai di avere l'acqua anche a 6, 12, 25 metri, ancora meglio. Sai che bisogna avere due pozzi, uno per prelevare l'acqua, che verrà raffreddata dalla pompa di calore d'inverno e poi ributtata in un altro pozzo. Se ributti l'acqua raffreddata nello stesso pozzo, la pompa di calore va in loop e tutto si ferma e non funziona. Quindi assolutamente sì, ovvio, non ho nessun dato in mano, però ti consiglio di approfondire. Se vuoi approfondire con i miei partner, vai sul link che trovi nella descrizione del video e ti faranno una preanalisi e una valutazione per capire se ne vale veramente la pena. Poi vorrei sfatare un mito che la pompa di calore geotermica acqua-acqua costa di più dell'aria acqua. Assolutamente no, non è vero. Magari costa di più fare il pozzo, quello sì, ma la soluzione tecnica di per sé costa uguale, in alcuni casi anche meno. Andiamo avanti. I consumi della caldaia con impianto a pavimento possono essere minori rispetto a una stessa casa riscaldata con una pompa di calore, sempre considerando che non installerò mai il fotovoltaico e magari al limite installo due pannelli solari. Allora, nel 99% dei casi una pompa di calore consuma meno di una caldaia a gas. Se stiamo parlando di caldaie che hanno 7, 10, 15 anni, sicuramente sarà molto inferiore il consumo con la pompa di calore. Se stiamo valutando invece una caldaia di nuova generazione, lì bisogna fare i conti. Il risparmio con la pompa di calore c'è, anche se non c'è il fotovoltaico, però magari la differenza non è così elevata come con una caldaia un po' vecchia. Un'altra cosa invece da considerare è il fatto che se hai un impianto a radiatori e una caldaia a condensazione, sappi che nella maggior parte dei casi non sta funzionando come una caldaia a condensazione. Infatti con l'impianto a radiatori non possiamo condensare e quindi non possiamo avere quella resa superiore che trovi nella scheda tecnica sul fatto che lavoriamo con acqua condensata. L'acqua condensata la trovi sicuramente su un impianto a pavimento, ma su un impianto a radiatori che lavora a 60-70 gradi difficilmente la trovi. Quindi anche in quel caso le rese della caldaia dichiarate non è detto che siano reali poi sul tuo impianto, se hai un impianto a radiatori. Comunque ti invito a fare una preanalisi e con una simulazione sarà possibile capire se nel tuo caso potrai risparmiare passando da una caldaia a una pompa di calore.